L'ecodesign è una metodologia per includere dei criteri di sostenibilità nello sviluppo di prodotti e servizi. Quindi credo che la ruralità realmente può essere non solo una fonte di ispirazione, cioè i sistemi naturali come fonte di ispirazione di come devono essere i prodotti e i servizi del futuro, ma anche come una destinazione di questi nuovi prodotti. Quindi diciamo anche un bacino, anche un mercato di quello che è l'innovazione tecnologica legata alla eco-innovazione. La biomimica è una delle discipline più interessanti perché ci permette di estrarre dalla natura quelli che sono dei principi e delle tecnologie che ci possono servire per migliorare quello che è la nostra società e la nostra maniera di fare business. La biomimetica e la biomimicry rappresenta una fonte davvero infinita di conoscenza, quindi credo che è importante cercare di capire meglio quali sono i problemi che abbiamo a livello di social innovation, a livello sociale, e quindi capire come per esempio interattuano o interagiscono quelli che sono gli insetti o i sistemi complessi vivi e capire da loro come possiamo migliorare la nostra convivenza, quindi capire come innovare a livello sociale copiando come lo fanno per esempio le api o le formiche, che hanno dei sistemi assolutamente sostenibili e anzi positivi per l'ambiente dove sono.